Ciao ragazzi, sono di nuovo io. Questa sera ho un po' voglia di fare video. Questa è più che una recensione, è un piccolo parere personale sull'edizione della Star Comics per Cardcaptor Sakura, Perfect Edition. La storia la conosciamo tutti: Sakura Kinomoto, una bambina di 10 anni, inavvertitamente risveglia il guardiano delle carte, dei Clock Cards. Kero-chan, lo chiamo così perché non mi ricordo, cioè, non mi ricordo come sono abituata a chiamarlo Kero-chan. Che praticamente le ordina di ritrovare tutte le carte che lei ha praticamente tolto alle quali ha tolto il sigillo, quindi sono un po' sparse ovunque, e deve ritrovare queste carte che hanno comunque un po' ripreso vita, delle carte magiche, diciamo così, e poi lei si troverà naturalmente di fronte a un rivale, Li Shaoran, e in più avrà altri, come posso dire, altri avversari da affrontare, varie cose da fare, insomma, questo la conosciamo tutti perché. Ditemi chi è che non conosce Sakura. La cosa di cui volevo parlare è l'edizione. Innanzitutto premetto che a me non piacciono proprio queste edizioni giganti, né Star Comics, né Planet Manga, né di qualsiasi altra serie, né di qualsiasi altra casa editrice. Comunque sia, una cosa che non mi è piaciuta di questa è che comunque, conoscendo lo standard della Star Comics, come ad esempio ecco in Dragon Ball Perfect Edition e in Sensei a Perfect Edition, ecco, queste costano 4 euro e hanno l'edizione migliore sia fuori, nel senso sia le copertine, vabbè, forse la copertina è un po' più carina, quella di Sakura perché è un po' più dolce, però sia nel fatto comunque, dicevo, della carta dentro, che comunque è molto più spessa e molto più pesante. Mentre Sakura troviamo un volume molto leggero, ma sulla coperta sì, è carina, è rigida, è lucida, è così. Solo che non so perché non mi piace l'interno, nel senso che uno, sì, le pagine sono tipo stile quelle comunque delle gold della Planet, diciamo più o meno, fine così. Io non mi lamento mai delle pagine, delle cose, mi lamento solamente quando il prezzo è alto e insomma l'edizione è scarsa, comunque sia abbiamo la stessa edizione, lo stesso prezzo nelle stesse edizioni, solo che cambiano, dipende da che manga è stato, oddio, lo sto picciando. Da che manga è stato pubblicato e cambiano, per esempio, fammi capire perché tanto mi sto un attimo incartando, Dragon Ball e Sensei hanno un'edizione identica, pagine spesse, infatti pesano da morire, e copertina rigida, eccetera, mentre Shaman King, che mi sembra che costi anche di più, 6,90 euro, ha la copertina oltre che molle, la qualità delle pagine è più scarsa, insomma questi 4 euro hanno una maggiore qualità rispetto agli altri. Adesso voi mi direte, è più famoso, io non credo a questa cavolata, perché uno per ristampare un manga vecchio, evidentemente gliel'hanno chiesto in massa e non 4-5 persone. Invece Sakura ha un'edizione abbastanza, anzi non capisco perché tutti che si lamentano delle edizioni gold della Planet, nessuno si è lamentata di questa. Io non è che mi lamento tanto dell'edizione, perché come ho detto sono un po' non riesco ad essere imparziale perché non mi piacciono le edizioni grandi. Però comunque sia, tutti si lamentano delle altre edizioni, questa costa 5,90 euro, è così, no? E poi una cosa che più che altro, più che l'edizione stessa, che un po' mi ha, cioè sono rimasta un po' perplessa, è il fatto che Sakura, l'edizione precedente, è quella piccolina e comunque con pochissime pagine per volume, 12 volumi, questa è gigante sia come formato che come pagine, e sono sempre 12 volumi, non capisco perché, ecco, per esempio Dragon Ball, che di solito sono 42 volumi, sono diventati 36, se non mi sbaglio, 34 o 36, di questo invece dovrebbero essere una ventina, qualcosa del genere, nell'altra edizione sono 28, questa 12 piccola e 12 anche questa grossa, insomma, penso che non vorrei dire niente, ma ci abbia un po' speculato sopra, perché comunque dovevano essere più o meno 8 o 9 volumi questa, 10 se proprio vogliamo fare, ma comunque dovranno essere di meno delle edizioni precedenti, a meno che non ha tavole in più o qualcosa in più, ma non credo perché non mi sembra. Io ho letto l'edizione vecchia di Sakura e non mi sembra che qui ci sia qualcosa in più. Detto questo, vi saluto perché l'ho detto, era solo un parere personale perché non riesco a capire, a parte il formato non mi piace, ma di qualsiasi casa editrice, quindi non mi piace neanche il formato di Sayuri, se lo volete sapere, solo che quello era anche quello di Paradise Kiss, non mi piace. Anche se l'edizione non è proprio male, però a me non mi piace proprio il formato grande, così, almeno così grande.
Una cosa che mi ha turbato di più è il fatto che sono comunque 12 volumi, essendo così grande, non capisco il perché, dato che dovrebbe essere di meno. Anche Shaman King sono 27 volumi, la serie Perfect Edition, mentre quella piccola che ho io sono 32. Comunque qualche volume in meno, invece questo qui hanno fatto in modo di essere sempre 12. Vorrei sapere cosa ne pensate voi dell'edizione di Sakura. Non voglio fare lamentele perché vi ho detto, a me non piace proprio l'edizione grande, l'unica cosa che mi lamento sono i volumi, che sono comunque sempre 12 come l'edizione precedente, a me mi sembra strano. Detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione da Keiko-chan. Fatemi sapere giustamente che cosa ne pensate anche voi.